Benvenuti, siamo sulla pagina Tourism Peschiera, oggi è mercoledì. E dove siamo oggi? Siamo sull'ultimo bastione dei 5 che abbiamo visitato in questo piccolo tour, che è cominciato con Bastione Cantarane, che è davanti a me. Abbiamo fatto il Feltrin, abbiamo fatto il Tognone, il Querini, e oggi siamo qua, proprio davanti al saliente del bastione San Marco. Potete vederlo adesso molto bene, siamo venuti proprio in barca sotto. Perché? Perché si vede benissimo la confluenza delle due cortine murarie che, diciamo, si intersecano proprio sul saliente. Vedete, le due cortine sono in mattone, mentre il saliente è in questo marmo, che adesso chiaramente è sporco dei muschi, di tutte le parti biologiche che si formano coi secoli, comunque con l'esposizione al tempo e all'aria, ma se fosse ripulito avrebbe un colore rosa. Rosa è come la foto che state vedendo in questo momento, che fa parte del recupero di Porta Verona. Quando furono puliti i marmi, ci rendemmo conto proprio in quel momento del colore rosa di queste mura. E quindi dovete provare a immaginare questo bastione, appena ultimato nel 1550, doveva avere i mattoni di questo colore rosso acceso e questo saliente color rosa, è un rosso Verona, quindi veramente anche visivamente a livello cromatico doveva essere qualcosa di incredibile. La cosa che per esempio ci lascia ancora un po' dubbiosi è il fatto di cosa ci fosse là sopra, in quella specie di spalto, che probabilmente, data la fortezza, chi la realizzò, ovvero la Serenissima Repubblica di Venezia, probabilmente c'era una scultura proprio del leone marciano, ma non abbiamo notizie chiare in merito. Comunque, ecco, rimane lo spalto chiaramente vuoto e già di per sé è proprio un indizio, in quanto proprio le effigi della Serenissima Repubblica furono distrutte quando appunto lo Stato di Venezia cadde. Oggi siamo arrivati in fondo a questo piccolo tour e siamo reduci da un piccolo sopralluogo che vi avevo già anticipato la volta scorsa rispetto a uno studio, a un intervento che faremo all'interno delle mura, quindi cercando di passare attraverso dei cunicoli con dei speleologi esperti, chiaramente professionisti, e probabilmente a breve saremo in grado di mostrarvi qualcosa che nessuno ha mai visto a Peschiera del Garda, ovvero l'interno delle mura, proprio le viscere delle mura stesse di Peschiera del Garda. Quindi con questo bastione, col bastione San Marco, vi salutiamo. Salutiamo questo piccolo tour di 5 tappe sulle 5 punte bastionate di Peschiera del Garda. Vi diamo appuntamento al prossimo incontro, al prossimo video, sarà mercoledì prossimo. Grazie per seguirci sempre con così tanto affetto, veramente ve ne siamo grati. Noi portiamo Peschiera a voi e voi speriamo che porterete Peschiera nel cuore. Grazie e via Peschiera del Garda e Lago di Garda.